Salvatore, puoi dirci che rapporto, che tipo di rapporto c'era fra Gesù e Maddalena? Tu mi chiedi il rapporto tra Gesù e Maddalena. Allora dimmi una cosa. Cosa si vocifera di Gesù e Maddalena? Tu mi stai facendo questa domanda, quindi sai qualcosa della vociferazione. Dimmi tu la vociferazione e poi io ti darò le mie risposte. No, le voci sono quelle che su quelli che hanno scritto il codice da Vinci, solo quelle. Vabbè, allora ti dico qualcosa io. Io ero un ragazzo, ero nel vecchio centro e c'era una donna che poi è diventata soprano, è andata in tutti gli stati, pure in Russia, da tutte le parti a fare da soprano, diciamo la lirica. Questa ragazza era, io la chiamavo un cigno con i piedi di gallina, perché avevo una doppia personalità, forse come Turiddu, nel senso che quando parlava diceva le cose normale, cioè diceva delle cose assurde, ma quando in lei si manifestava qualcosa era un cigno meraviglioso. Un giorno mentre eravamo seduti, lei si venne a sedere vicino a me, si appoggiò nella sedia dove io ero e mi disse queste parole. Aveva in mano un foglio con una matita e mi disse: "Ti prego, Salvatore, dentro di me c'è un ritmo particolare, parlami di Maria Maddalena." E mentre io gli spiegavo qualcosa su Maria Maddalena, gli parlavo, lei scriveva, scriveva, scriveva. Ora io ti potrei dire cosa penso di Maria Maddalena, ma è niente a confronto alle parole che ha scritto lei. E quello che ha scritto io l'ho chiamato Miriam ed è su quarta dimensione, scritto nell'anno 1974. Significa 40 anni fa, se non sbaglio, no? Ebbene, 40 anni fa ha scritto queste parole. Io, Miriam di Magdala, Maria Maddalena, una donna, anzi una femmina, già sono una femmina come tante, eppure sono diversa. Perché? Perché io l'ho voluto, questa è anche una risposta per te. Dice lei, io l'ho voluto. E perché non avrei dovuto volerlo dal momento che sono bella, desiderabile, invidiata da tante donne, poiché ho i loro uomini? Adesso loro giudicano, sparlano, che importa? Loro non mi hanno fatto di tutto per togliermi la purezza, perché sono bella, ed ora che l'abbiano godere delle loro corna, ah, l'amarezza che c'è in me, nessuno lo sa, la sofferenza nel piacere, ecco cosa provo, ecco cosa sono io, una meretrice. A loro che importa sapere se sono stati i loro uomini a volermi con forza? Io sono una meretrice, come tale devo comportarmi. Dentro di me comincia il mio alto emotivo a vibrare in modo tale che ci sono momenti che vorrei esplodere e gridare di gioia e gridare di un qualcosa che so quello che sto leggendo. Ma sono stanca, sono tanto stanca, mi manca qualcosa, mi manca tutto, eppure ho tutto. Ho anche una gran voglia di conoscere lui, il maestro. Chi sarà? Sarà vero quello che dicono di lui? Perché è venuto? Dicono per redimerci. Che possa redimere anche me. Che
possa salvarmi da questa situazione. Ah, se fosse vero. Se no, pazienza, continuerò, ma sono tanto stanca. Poveretta. Sentiva il peso del dolore e della fatica inverto da altri su di lei, perché era povera, non poteva mantenersi, e quindi gli davano quel poco per mantenersi prendendo la sua virginità. Quelli che erano i dotti del Sinedrio, quelli che erano ricchi mercanti, capoloni, quelli che volevano poi che l'hanno portata davanti a Gesù per massacrarla, dopo che ne erano approfittati. Quello che siamo tutti noi, siamo questi, rivedetevi in queste parole. Voi che siete pomposi del vostro sapere, della vostra conoscenza e della vostra ricchezza. È strana la vita. Tempo fa pensavo di voler conoscere il Maestro ed ora ecco che mi si presenta l'occasione e in un modo un po' strano. In verità non è così che avrei voluto conoscerlo, ma è un modo vale l'altro, un modo vale l'altro, pazienza. Questi burberi l'hanno proprio con me, ahimè, stavolta è proprio finita. Ehi, fate piano, non hanno neanche un po' di delicatezza e poi dicono di essere dei gentiluomini, che schifo. Forse è un bene che io stia per finire la mia vita, così non soffrirò più. L'hanno portata davanti a Gesù per massacrarla con le pietre. Questi erano tutti ben pensanti, come siete tutti voi ben pensanti, per criticare gli altri, per massacrarli, come state criticando me, come mi state massacrando da anni, con le vostre stronzate, con le vostre parole mal dette su di me. Perché non venite a conoscermi? Come ci sono queste persone qua che mi conoscono? Ma adesso che fanno? Se ne vanno? Mi lasciano? Sono libera? Chissà cosa avrà detto loro. Deve essere un uomo veramente eccezionale. Devo parlargli. Si avvicina a Gesù e dice queste parole: mio Dio, ora che l'ho conosciuto, ora posso dire veramente, mio Dio, che vita è stata la mia, una vita che non era vita. Ora che l'ho conosciuto, lo so quanto amore da quella bocca severa usciva con la sicurezza di chi veramente sa di sapere. Oh, quel viso così dolce, così puro, niente al mondo si può immaginare di più bello. Io sento dentro di me ardere una fiamma. Oh cielo, io lo amo. Io amo veramente, finalmente io amo e non desidero altro della vita che amare lui. Ma di cosa stava parlando? Ora lo sapremo. A prendere ceci per fave è facilissimo. A distogliere la realtà per una fesseria, per una disinformazione è facilissimo. Vediamo. Ricordare quel momento quando prostrata ai suoi piedi io sentì di darmi a lui e lui a me. Con quel semplice atto ho dato tutto e tutto mi è stato dato, tutto fra i suoi capelli, tutto il suo essere mi venne dato dai suoi piedi e io già da allora lo amai. Ricordatevi, fratelli, che quando lei portò fra le sue mani una boccetta di unguento meraviglioso che costava un casino di soldi e si erano lunto le mani per poterlo passare nei suoi capelli e coi capelli passarli nei piedi di Gesù, Pietro si ribellò e disse: Maestro, cosa sta facendo questa stronza? Sta sperperando un sacco di soldi. Noi possiamo prendere questa boccetta, venderla e dei soldi ricavati dalle povere. Diceva: Pietro, gli disse, ma non riesci a capire. Questa donna sta dando tutto il suo amore al Cristo.
Noi abbiamo tempo per i poveri, per tutti gli altri. Tu non hai neanche tempo per te stesso. Vattene via. E lo cacciò. Poi, subito dopo, lo rinnegò. Le ultime parole disse questa donna, questa ragazza che scriveva, disse: la vita, la mia vita, se potessi ripeterla 1000 volte per ritrovare ancora il momento in cui l'incontrai, lo rifarei soffrendo di più, ma con la speranza che egli mi guardi, mi parli soltanto. Non vorrei di più, e per lui ora soltanto sarò veramente, finalmente io, Miriam di Magdala, la donna, non più una femmina. Questo mi porta ad emozioni grandissime. Il mio alto motivo si ricongiunge col mio spirito divino, si ricongiunge con la forma cristica di evoluzione spirituale. È questo che io sto cercando di tutta una vita. E da ragazzino, attraverso tutti questi scritti e tutte queste cose, non facevo altro che pascermi il mio io, il mio spirito. E Salvatore se ne nutriva. Ma il povero Dovidio è rimasto qua, in mezzo al male, alla sofferenza, al dolore e alla morte. Poi, un altro giorno, si è messa di nuovo ai miei piedi e mi disse: parlami di Nicodemo, del rettore dei giudei. E io gliene parlai e scrisse qualcosa di meraviglioso questa donna. Poi è sparita, è scomparsa. L'ho rivista una volta soltanto quando la notte di un giorno di Natale venne al centro, bussò e chiese: posso sedermi con voi? E quella notte a mezzanotte cantò come lei sa cantare da soprano, la canzone di Natale. Là dentro le porte erano chiuse, eravamo in 40 persone e c'era caldo, non c'era un alito di vento. E all'improvviso, quando si mise a cantare, e con la sua voce là dentro, con la musica di sottofondo, tutto tonò e gli angeli scesero. E cominciarono a vibrare, si sentì una corrente d'aria meravigliosa, si sentì un flusso d'aria che i suoi capelli saltarono in aria e si raggrupparono in testa. Era qualcosa di meraviglioso e ognuno di noi ricevette la manna dal cielo. Era una notte d'amore, una notte magica, e di queste notti se ne sono ripetute finché non mi massacrarono, non mi assassinarono e ho dovuto chiudere il centro. Poi vedremo altre cose.